Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Io sono TNBT e questo è il trono verde dal quale vi parlo di One Piece ogni settimana. Oggi parliamo insieme del capitolo 1084, un capitolo spettacolare. Ormai lo dico ogni settimana, lo so, però non ci posso fare niente. Se Oda continua a sfornare capitoli così, che dobbiamo dire, ragazzi? Capitolo superlativo. Ora ne parliamo un pochettino nel dettaglio. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un pollice in su, qui sotto, altrimenti siete dei San Charlos. E nulla, cominciamo a parlare di questo 1084 perché Oda continua con il filone Reverie, quindi ripartiamo da dove avevamo lasciato il capitolo 1083, quindi con Cobra Nefertari, sovrano del regno di Alabasta, che in sedia a rotelle, quindi pensate che attributi che ha quest'uomo in condizioni di salute precarie, entra da solo nella stanza appunto con i draghi celesti, con i Gorosei in particolare, e poi vedremo anche con qualcun altro. Ma insomma, menzione d'onore per Cobra, che comunque è un personaggio che Oda giustamente ha dovuto sacrificare in questo frangente, sta sacrificando, però è stato comunque un grande personaggio, me lo ricordo già ai tempi di Alabasta, insomma, menzione d'onore per lui. Cosa succede? C'è un dialogo che inizialmente è più un monologo tra Cobra e i Cinque Astri, e il sovrano di Alabasta appunto parla di quello che a conti fatti noi già sapevamo, cioè le 20 famiglie che hanno dato origine al governo mondiale sono quelle che poi, diciamo, oggi rappresentano e sono rappresentate dai draghi celesti. E a suo tempo, come sapevamo, hanno deciso, diciamo, di abbandonare i rispettivi paesi di origine per andare a vivere a Marijuana. E questa è una cosa che noi, appunto, sapevamo già. Come sapevamo già che l'unica famiglia tra quelle, diciamo, dei draghi celesti ad aver fondato il World Government, a non essersi trasferita a Marijuana, fosse quella dei Nefertari, i sovrani appunto di Alabasta. Quello che però non sapevamo era appunto la storia della capostipite, almeno risalente a quel periodo del regno di Alabasta, cioè la principessa, la regina, anzi la regina Lili. La regina Lili, che il cui nome ovviamente è abbastanza simile a Bibi, e non credo che sia un caso, regina Lili, che a suo tempo decise di non andare a vivere a Marijuana, e quindi la cui spada non è presente tra le 19 infilate, appunto, infilzate sotto il trono vuoto. Sono 19 le spade, appunto, e qualcuno l'aveva già visto, l'avevamo provato a contarle, ma non era chiaro. E nel capitolo abbiamo la conferma che sono 19 perché manca appunto la spada di Alabasta. Questo perché la regina a suo tempo, la regina Lili, scusate, si rifiutò di andare a vivere a Marijuana. Quello che ovviamente è avvolto nel mistero è il destino di questa figura. Cobra infatti dice che Lili non ha più fatto ritorno e praticamente in tutti i documenti che riguardano la storia del secolo buio per quanto riguarda Alabasta, il suo nome non viene mai menzionato. Quindi lui chiede ai Cinque Astri una spiegazione. I Cinque Astri apparentemente sembrano cadere dalle nuvole, sembrano non sapere nulla di questa fantomatica regina. E, tra l'altro, dicono che da quanto ne sanno le notizie di Lili si sono sperse nel momento in cui quest'ultima ha cercato di tornare al suo paese d'origine, paese d'origine nella quale poi successivamente, ci dice Cobra, ha regnato suo fratello minore. Quindi chi è questa figura misteriosa, questa entità, questa regina Lili che sembra essere scomparsa nel nulla 800 anni fa? Beh, da come Oda ha disegnato e sceneggiato il capitolo, la conclusione sembra ovvia. Lili è Im-Sama, almeno questo è quello che Oda forse vuole farci credere con la resa grafica e scenografica di questo 1084. Si parla infatti di una figura che scompare misteriosamente 800 anni fa, una figura femminile, e mentre c'è questo dialogo, noi vediamo appunto Im-Sama che ascolta nella sua stanza, diciamo, fiorita. Alla fine del capitolo, Im-Sama arriva e si pone sul trono vuoto, si siede tra lo stupore, diciamo, di Cobra, che è lì abbastanza scioccato, e la prima e unica parola che dice
Insama è proprio Lili, puntini puntini. Ora, per come è stato disegnato questo capitolo, sembra quasi che Oda voglia farci credere che Im sia Lili. In realtà io credo che le cose non siano proprio esattamente così. Sono più propenso a credere che comunque Insama e Lili possano aver avuto un qualche tipo di legame, possano essersi sicuramente conosciuti, ma non credo che siano la stessa persona. Questo perché appunto Lili è una figura che sembra assomigliare, anche nei tratti, diciamo, estetici, per come è stata disegnata, per il nome e per quello che ha fatto, sembra essere un pochettino associabile a Bibi. E noi sappiamo che Bibi è tra le persone che Insama sta, tra virgolette, cercando. È una di quelle persone che sono sotto attenzione per quanto riguarda Insama, insieme appunto a Rufy e anche a Barbanera. Quindi, se Rufy ha ereditato la volontà di Joy Boy, non sappiamo ancora bene Teach se abbia ereditato quella di Roxo, magari di qualcun altro, e per quanto riguarda Bibi, invece, io credo che possa aver ereditato la volontà di Lily. Quindi, forse Im ha messo sott'occhio Bibi proprio perché gli ricorda Lily, quindi ha deciso di metterla un pochettino sotto attenzione. Per questo motivo. Quindi magari Imsama potrebbe essere proprio il responsabile della morte della regina Lily e potrebbe quindi in questo senso aver rivisto in Bibi una specie di reincarnazione di Lily e per questo motivo, conoscendo magari la pericolosità a livello proprio di personalità, di carisma che aveva la vecchia regina di Alabasta, potrebbe avere intenzione, diciamo, di farla fuori per questo motivo. Questa potrebbe essere, secondo me, la soluzione forse migliore, però va detto che anche qui si tratta di un'ipotesi, quindi ora noi non sappiamo altro, non abbiamo elementi ancora per poter collegare Im a Lili e quant'altro. Oggi nella live alcune persone hanno fatto dei commenti, ad esempio su Amazon Lily, che appunto è l'isola delle Kuja, delle Amazzoni. Secondo questi commenti, appunto, Lili potrebbe aver fondato l'isola una volta, diciamo, esiliata, magari scacciata, diciamo, dai draghi celesti, senza meta, quindi senza poter tornare ad Alabasta, senza poter andare a Marigioa, avrebbe fondato questo paese imponendoci il divieto, diciamo, per quanto riguarda gli uomini d'ingresso. Però anche questa è una teoria che sinceramente si lega al nome Lili, che però può avere molteplici significati, quindi è un nome abbastanza comune, tra l'altro, e quindi non credo che ci sia per forza un collegamento tra Amazon Lily e la regina Lily di Alabasta. Quello che è interessante è vedere comunque in questo capitolo ancora una volta di più quello che è l'ordine di gerarchia per quanto riguarda i nobili mondiali. È interessante vedere come San Charlos, che appunto viene ridotto a una caramella gommosa e viene detto tra l'altro che sia stato ucciso. Io non lo so, dubito che sia effettivamente morto perché per quanto la morte in One Piece sia sicuramente un qualcosa che vediamo di rado, non siamo abituati a vedere delle morti così ridicole, cioè vedere un morto, una salma ridotta in quello stato lì, proprio che sembra quasi un pupazzetto di gomma. Quindi non lo so, mi sembra troppo ridicola come morte, persino per un personaggio comunque ridicolo come è San Charles, tra l'altro fatto fuori da un attacco bellissimo di Sai e Leo. L'attacco della flotta di Rufy ai danni di San Charles. Quindi ancora una volta il nome di Rufy che viene associato a un incidente relativo ai nobili mondiali, però c'è una cosa da dire, cioè in questo capitolo noi vediamo che Sai e Leo agiscono, tra virgolette, sotto protezione di Mjosgard, cioè Mjosgard dice ai fratelli di Shiraoshi: non interferite, voi siete dei nobili, non potete permettervi di attaccare un drago celeste perché ci saranno in quel caso sicuramente delle ripercussioni. Noi sappiamo anche tramite questo capitolo che le 20 famiglie a suo tempo che hanno praticamente fondato il governo mondiale hanno messo nei loro paesi di origine delle famiglie, diciamo, sostitute appunto a governare, quindi che sono chiaramente di un livello però inferiore per quanto riguarda la gerarchia nobiliare, no? Basti pensare all'esempio di Dressrosa e la famiglia Don Quixote che praticamente lasciò il paese in mano ai Riku, no? Quindi praticamente c'è stato questo passaggio di consegne, ci sono dei livelli diversi, quindi è un po' brutto da dire, però
I nobili mondiali, o meglio, i re del mondo, sono un pochino le marionette, sono dei pupazzi nelle mani dei nobili mondiali, dei draghi celesti, appunto. Vediamo, c'è proprio una differenza abissale per quanto riguarda quello che possono e quello che non possono fare. I re che avevano, diciamo, tentato di corteggiare Shiraoshi vengono cacciati e scappano via, appunto, vigliaccamente una volta che quest'ultima viene, diciamo, legata e quasi abusata. Appunto fisicamente da San Charles, una scena tra l'altro abbastanza cruda, trattando che si tratta comunque di un manga come One Piece. E ecco, vediamo proprio la differenza che c'è abissale tra i draghi celesti e i semplici re del mondo, che sono veramente poco più che dei prestanome, dei fantocci a questo punto. E il fatto che Mjolsgard, appunto, si metta alle spalle di Leo e Sai, però in qualche modo fa vedere la loro aggressione come qualcosa di quasi giustificabile. E ho notato che questo scambio tra Charles e Mjolsgaard è abbastanza particolare, cioè entrambi dicono di volersi uccidere a vicenda, quasi come se la cosa fosse possibile, cioè tra di loro, tra draghi celesti, effettivamente possono anche scontrarsi, proprio perché sono allo stesso livello. La cosa mi sembra comunque strana e diciamo che penso che nella storia delle famiglie nobili non ci siano stati tanti altri San Charles, perché capite bene che se tutti fossero come lui, veramente delle 20 famiglie mondiali, oggi ne sarebbero rimaste 4, perché tra un dispetto, faccio un dispetto a te, tu fai un dispetto a me, poi provo a ucciderti, tu provi a uccidermi, veramente i nobili sarebbero dimezzati. Credo anche che Im-Sama in questo senso debba per forza avere un ruolo di controllo e di gestione. Ora, quello che mi chiedo io, la domanda che mi faccio e che vi faccio è se effettivamente i draghi celesti conoscono tutti quanti Im-Sama. Io personalmente credo di no, ma per il semplice fatto che immaginatevi un personaggio come San Charles, così stupido, ignorante, arrogante, tutti gli aggettivi negativi possibili. Immaginatevi un personaggio del genere, se dovesse sapere appunto di un segreto così delicato e importante come l'esistenza di Im-Sama, che pericolo potrebbe essere, anche per il semplice fatto magari di sparlarne o di raccontarlo a chiunque, no? Insomma, è vero che i nobili mondiali vivono in una bolla, però il rischio di trafugare queste informazioni con personaggi del genere è veramente alto, quindi io sinceramente mi aspetto che Im sia conosciuta solamente da persone fidate, quindi magari i Gorosei, i Cavalieri Sacri e pochi altri dipendenti che sono strettamente a contatto con il sovrano. Quindi non lo so, anche qui la cosa non mi convince. E così come non mi convince il fatto delle guardie che a inizio capitolo, parlando con Sabo, Jewel e Ribonny, nominano una particolare stanza e dicono appunto che forse loro l'hanno vista. E non so se si riferiscono alla stanza di Im-Sama o magari a qualcos'altro, perché si tratta comunque di soldati di livello molto basso. Quindi anche lì pensare che tutta Marijoa conosca Im, secondo me, forse è un pochino troppo. Credo che anche tra chi governa il mondo ci sia chi sappia e chi non sappia, però è un'impressione mia questa, poi potrei sbagliarmi. Il capitolo in sé per sé è un buon capitolo, narrato bene, sceneggiato bene. Il colpo di scena finale ovviamente è da 10 e lode. Come dicevamo prima, è tutto studiato secondo me per farci credere quasi che Im possa essere la regina Lili, magari sopravvissuta con qualche potere strano, magari grazie all'ope-ope o quant'altro. E pensate se fosse vera questa teoria, che colpo di scena sarebbe sapere che praticamente uno dei nemici principali di Luffy e comunque del mondo di One Piece sia nient'altro che l'antenato di uno degli amici e dei personaggi, tra l'altro, più vicini alla ciurma di Luffy, ovvero Bibi. Vedete? Insomma, anche questo tatuaggio è ispirato a quell'episodio lì, quindi Bibi è una sorta di Mugiwara ad honorem, anche se non fa parte più stabilmente della ciurma, io la sento molto più parte dell'equipaggio rispetto magari a una Yamato, per dire, no? Quindi non lo so, sarebbe un colpo di scena pazzesco. Io però credo più all'altra ipotesi, cioè che magari Im-Sama sicuramente è qualcuno che viene dal passato, che ha fatto i conti con Joy Boy, ha fatto i conti
magari anche con la regina Lily e con i personaggi che 800 anni fa hanno segnato la storia con il secolo vuoto e insomma tutto quello che è successo che ha portato alla vittoria del governo mondiale. Fatemi sapere un pochettino voi come la pensate, se questo capitolo vi è piaciuto, se avete idea di chi possa essere Im, di chi possa essere Lily, se c'è un collegamento o meno. Come sempre vi invito a lasciare un commento qui sotto. Trovate tutti i miei link qui in descrizione e nulla, ci vediamo nei prossimi giorni con altri video sempre a tema One Piece. Un saluto da TNBT e alla prossima. Ciao!